Ciao, benvenuto ad un nuovo video. Visto che molto spesso mi chiedete nei commenti dei video spaventosi, abbiamo deciso di farne un altro. Nel video di oggi parleremo di alcuni eventi inspiegabili, avvistamenti di fantasmi e tanto altro. Se non ti piacciono i video spaventosi, nasconditi nei commenti. Ma se ti piacciono, prepara del cibo e delle bibite, mentre ti diverti a guardare questo video. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Nel febbraio 2013 un video è stato caricato da Meda Addison, in cui sentiamo un suono inquietante che proviene dalla foresta. Nessuno sa se questo suono proviene da una creatura o forse da una strega che stava volando lì vicino. Il video a quanto pare è stato registrato da qualche parte nella riserva di Umatilla, un'area che si estende a nord-est delle Blue Mountains, in Oregon. Non è stata la prima volta che un suono simile è stato catturato dalle telecamere nell'area. Le 1500 persone che abitano lì molto spesso ammettono di sentire questo suono terrificante durante la notte. Un uomo anonimo dice che i suoi cani a quanto pare sono anche spaventati e che non vogliono più uscire. Alcune persone nei commenti pensano che siano delle volpi, mentre altri pensano che sia uno skinwalker, una creatura assomigliante ad una strega che può diventare un animale. Numero 9. Tutti amano andare al ristorante per mangiare, ma quando vedrai questo pezzo di carne che si alza dal piatto e salta fuori, penserai che sia impossessato. Il video è stato filmato da qualche parte in un ristorante giapponese. Le immagini mostrano un pezzo di carne cruda che si alza dal piatto. Su internet questo pezzo di carne viene chiamato anche lo zombie chicken. Alcune persone che si trovano al ristorante hanno iniziato ad urlare per paura. A quanto pare è possibile perché è stata messa una salsa sulla carne che ha causato la contrazione del tessuto di uno dei muscoli. Penso che la persona seduta al tavolo avrà smesso di mangiare subito dopo. Cosa faresti se il tuo cibo all'improvviso si iniziasse a muovere? Numero 8. Immagina, stai guardando fuori la tua finestra e all'improvviso una figura inquietante scala un muro davanti a te. Potresti pensare che sia Spider-Woman o forse un fantasma. Queste immagini inquietanti sono diventate virali su YouTube e su altri social media qualche anno fa. A quanto pare sono delle immagini registrate da una telecamera da qualche parte vicino ad un ospedale in India. Secondo i locali, delle figure simili a quanto pare sono state osservate diverse volte. Però la domanda è su perché questa figura stia scalando il muro così facilmente e su perché è vestita in bianco. Alcune persone pensano che sia una donna sonnambula, mentre altri pensano che sia uno spirito terrificante. A quanto pare ci sono coloro che pensano che sia uno djinn. Numero 7. The Angry Grandpa Show era un canale YouTube piuttosto popolare che ci ha permesso di osservare la vita di un nonno piuttosto arrabbiato. In uno dei video che è stato caricato nell'ottobre 2011, era seduto fuori su una panchina e gli viene chiesto cosa ne pensa del campeggio. Alla fine del video vediamo una testa che appare dietro la spazzatura. Niente è stato detto al riguardo durante il video, ma diversi commenti hanno avvisato subito che c'era una figura particolare che era nascosta dietro la spazzatura. Aveva dei capelli neri, occhi neri e anche una faccia grigia. Alcune persone pensano che sia la testa di uno spirito bambino, ma ciò che rende l'evento ancora più strano è che la figura non viene vista perfettamente, quindi possiamo solamente speculare su cosa sia. Numero 6. Un gruppo di amici stava tornando a casa dopo una bella scalata nelle montagne e hanno deciso di riguardare le immagini che avevano scattato, finché non hanno notato qualcosa. Si trovavano nelle montagne del Talang, sull'isola di Sumatra in Indonesia, e a quanto pare erano inseguiti da una figura misteriosa. Il gruppo di amici ammette di non conoscere questa figura e non sanno se sia un demone o uno spirito di una donna che si è persa nelle montagne. Più la guardi, più diventa spaventosa, visto che la donna a quanto pare ha una faccia pallida. Le persone nei commenti pensano che questa figura stia provando a comunicare con i ragazzi. Sfortunatamente però non si sa molto sul video e non sappiamo neanche se sia vero. Numero 5.
tutti hanno sentito parlare dei fantasmi, possessioni e oggetti che si iniziano a muovere da soli. Ma hai mai sentito parlare di un tavolo che cammina da solo? Il video seguente proviene dallo Sri Lanka, dove vediamo un tavolo con tre gambe che, secondo alcune persone locali, a quanto pare è impossessato. Il tavolo viene chiamato Kanapua e, secondo loro, a quanto pare ha dei poteri magici. Alcune delle persone che camminano lì vicino a quanto pare hanno delle erbe strane e una specie di incenso. Nonostante non si sa molto riguardo questo evento, questo rituale viene preso piuttosto seriamente in Sri Lanka. Secondo loro, l'oggetto impossessato potrebbe portare ad una casa di qualcuno che ha fatto qualcosa di sbagliato nella sua vita, così che questa persona può finalmente pagare i suoi debiti. Numero 4. Probabilmente avrai sentito parlare della storia inquietante di Bloody Mary, in cui a quanto pare devi chiamarla tre volte davanti ad uno specchio in modo che lei appaia. Se sia vero o meno, purtroppo non lo so, ma nel video seguente, che proviene dal Giappone, vediamo una ragazza che si trova davanti ad uno specchio. D'improvviso, il suo riflesso a quanto pare si gira da solo. Tante sono le persone nei commenti che ammettono di non riuscire più a dormire da giorni dopo aver visto le immagini. Alcuni pensano che il video sia falso, ma di certo non lo rende meno inquietante. Alcune persone a quanto pare pensano che il falsificare il video sia piuttosto difficile, perché a quanto pare è stato filmato diversi decenni fa. Numero 3. Di solito non c'è niente di inquietante in un supermercato, ma quello che vediamo nelle immagini seguenti di certo ha lasciato perplesse diverse persone. Un'impiegata del supermercato chiamata Elise a quanto pare stava provando a rimanere in piedi su una scatola per riempire gli scaffali superiori, ma ad un certo punto la scatola viene spinta via a causa di una forza invisibile. La sua collega rimane scioccata. Il proprietario del supermarket dice che c'è un fantasma chiamato Stacy che a quanto pare infesta il posto. Per fortuna Elise non si è fatta male, ma la domanda su perché questa scatola si è mossa da sola rimane ancora. Numero 2. Hai mai sentito degli strani suoni che provenivano dall'attico durante la notte, decidendo quindi di ripararti sotto le coperte? La prossima persona nel video a quanto pare ha sentito degli strani suoni che provenivano dall'attico e ha deciso subito di controllare dietro il radiatore. Quando ha dato un'occhiata, all'inizio non ha visto niente, ma dopo un po' decide di riguardare e vede un occhio che lo fissa. È piuttosto inquietante e penso di odiare l'idea che qualcuno mi stia fissando in casa mia durante la notte. Spero veramente che il video non sia reale, anche se non sono riuscito a trovare alcune prove. Quindi chissà, che questo occhio sia di qualche creatura oppure del vicino. Cosa ne pensi? Numero 1. Immagina sederti e mangiare ad un ristorante chic e dopo che hai finito, decidi di ordinare altro cibo. Ecco quello che la donna in questo video ha deciso di fare. Ma qualche secondo dopo che si alza, la sedia a quanto pare viene trascinata via e altre cose sul tavolo iniziano a muoversi. Il manager del ristorante dice che tutti sono rimasti scioccati dopo aver visto le immagini e non avevano idea su cosa era successo. Alcune persone che credono alle attività paranormali pensano che sia un poltergeist, mentre altre persone restano scettiche. Il motivo di ciò è perché non succede niente negli altri tavoli. Però il video dice che gli eventi sono irreali e che non è la prima volta che diverse cose spiegabili succedono nel ristorante. Quale pensi che sia il momento più terrificante di questa lista? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.